La formazione azzurra. Zoff in porta, Gentile, Cabrini, Terzini, Dala, Collovati, stopper, Scirea libero. Oriali, centrocampista arretrato, avrà il compito delicatissimo di marcare il Maradona. E poi la linea d'attacco schierata da destra a sinistra con Causio, Tardelli, Rossi, Antognoni, Bettega. In panchina ci sono Conti, Maldera, Benetti, Zaccarelli, Graziani, Giordano. Le sostituzioni sono state fissate in 3 uomini più il portiere. La partita è diretta da una terna arbitrale portoghese. Il direttore di gara si chiama Perón, Luis Perón. Sul campo internazionale è un nome sconosciuto. Non meno di 80.000 spettatori all'Olimpico. C'è sempre l'immancabile rappresentativa dei tifosi ospiti, che è una piccola rappresentativa ma si fa notare con dei palloncini biancocelesti, delle grandi bandiere biancocelesti nella parte alta della curva nord. Effettuato il sorteggio del campo, vedremo gli azzurri nel primo tempo da sinistra verso destra. Si inizia con le luci artificiali già accese, ma la visibilità è ancora assicurata dalla luce di un bel tramonto romano. Giornata piuttosto calda. Beneficio arriva un venticello, il ponentino romano, a rinfrescare un po' al momento del tramonto. Ecco, vedete inquadrato Lucche, che va a stringere la mano a Rossi. Vedete a colloquio Rossi e Lucche, due avversari che si ritrovano dopo un anno dalle battaglie del Mondiale. Ecco, è iniziato, l'Argentina ha battuto il calcio d'inizio ed è proprio Maradona che ha toccato il primo pallone per Holguín. Questi è Gallego, ancora Maradona, Gallego. Ecco impegnato il capitano Passarella. Lucche scivola e lascia la palla a Collovati. Attacco di Collovati, va a terra, primo calcio di punizione in favore della squadra italiana. Fallo di Lucche su Collovati, palla a Causio sulla destra. Cross di Causio, fuori gioco di Rossi. Segnalato subito dal guardalinee, calcio di punizione in favore della squadra argentina. Colto in fuorigioco Rossi dal passaggio di Causio. Battuto il calcio di punizione, ecco Tarantini. Questi è Villaverde, un giocatore giovane, gioca la seconda partita con la maglia nazionale argentina, non era presente, non era selezionato l'anno scorso nel Mundial. Ecco, viene avanti Holguín. Holguín è un esperto, un anziano. Lucche. Ancora Lucche, ha scambiato con Valencia. Lucche, superato Collovati che lo ostacola, esce Cabrini. Molto bene dalla nostra area di rigore, Tardelli, Cabrini. Scirea. Bettega. Intervento d'anticipo di Gallego che ha preso in consegna Bettega. Maradona. Lucche. Ha girato elegantemente da Collovati. Oriali. Cabrini, Oriali. Scatta in avanti Rossi sulla fascia sinistra, Oriali invece serve Antognoni, già tiro di Antognoni, deviazione, parata di Figliol che va a evitare il calcio d'angolo. Intanto vediamo di fissare le marcature. Maradona è stato affidato a Tardelli, ad Oriali, mentre Causio è stato preso in consegna da Tarantini. Ecco l'affondo di Lucche, esce Zoff d'anticipo.
Il nostro capitano è andato a chiudere la strada a Passarella, che si era presentato solo davanti a lui. Cirea Cabrini. Cabrini gioca su Hausmann. Causio spostato dalla parte opposta, Tardelli, Causio, anticipo di Passarella, Maradona. Buona l'apertura a beneficio di Valencia, atterrato da Gentile a un metro dalla nostra area di rigore. Calcio di punizione in favore degli argentini, siamo al quarto minuto del primo tempo. Calcio di punizione che sembra affidato ad Holguín. Tiro di Holguín, palo esterno, tiro insidiosissimo, sarebbe bene rivederlo in replay, a rientrare, che è andato ad accarezzare, ecco, lo rivediamo, vedete il tiro di Holguín, tenete presente l'incrocio dei pali sulla sinistra di Zoff, alla nostra destra, ecco il tiro di Holguín, che vedete rientra e va a toccare la parte esterna del palo, proprio all'incrocio dei pali, e poi si perde sul fondo, sarebbe stato imparabile soltanto 10 centimetri più verso la nostra porta. La palla gol, il calcio di punizione di Holguín al quarto minuto del primo tempo. Scirea e Cabrini, poi Scirea corre a raggiungere il passaggio di Cabrini sul rinvio di Villaverde. Scirea tocca in palo laterale, rimessa in gioco degli argentini, ed è proprio Holguín quello che ha tirato il micidiale calcio di punizione poco fa, che ha rimesso a beneficio di Barbas e questi al portiere Figlioli. Villaverde, Holguín, Barbas. Il passaggio indietro è stato di Valencia, Barbas accorre Holguín, evita il palo laterale. Non passa il pallone per Valencia, ma lo riconquista Maradona, sul quale è entrato prima Oriali, poi Tardelli, palo laterale assegnato alla squadra argentina. Come si gioca ancora di Holguín. Rovesciata di Tardelli, tocca Bettega, fermato poi da Barbas. Per il vantaggio prosegue l'azione ed è Cabrini che inizia un'azione controffensiva, va a terra scontrandosi con Passarella. Lancio di Passarella, molto bello, apertura per Luque. Scirea lo affronta, Luque lo supera, Zoff, ed è gol. L'Argentina è in vantaggio al sesto, settimo minuto del primo tempo. Ha segnato Luque. Rivediamo dopo lo scontro di Cabrini, ecco Passarella che si libera e lancia molto bene Luque. Vedete, su Luque c'è solo Scirea. Scirea evita di intervenire subito per paura di lasciarlo poi solo. Luque lo aggira con un doppio dribbling e poi batte Zoffe. Zoffe fa il possibile, tocca la palla con il ginocchio e con il polso, ma questa si impenna e malgrado la rincorsa a ritroso di Collovati termina in gol. L'Argentina è in vantaggio per 1-0, ha segnato Luque al settimo minuto del primo tempo. Rossi, Causio, Tardelli, Tardelli. La rimessa in gioco di Tarantini. Ferma Gentile. Ha ribattuto Gallego, Tardelli, Scirea. Cabrini. Bettega.
Fallo commesso su Rossi da parte di Villaverde. Calcio di punizione in favore della squadra azzurra. Perdiamo per 1-0, siamo all'ottavo minuto del primo tempo. Causio sulla palla, poco più indietro Antonioni, tiratore da lontano, poi c'è anche Oriali, Tardelli, Collovati, tutti a ventaglio, sulla sinistra Cabrini, in area Bettega e Rossi, tira Antonioni sull'appoggio di Causio, ribatte la barriera, rilancia in avanti Scirea, di testa Tarantini, Gentile, commesso fallo su Gentile da parte di Valencia. Calcio di punizione in favore della squadra italiana. Ha battuto Causio, Passarella, Collovati, Bettega. Difende bene il pallone ma poi tira sul fondo Bettega. Rimessa in gioco di Passarella, colpo di testa di Oriali, Causio, scatto di Antonioni, fallo su di lui da parte di Passarella, calcio di punizione, non lo dà l'arbitro, c'è stato un netto fallo di Passarella, fallo di ostruzione ai danni di Antonioni, non rilevato dal portoghese che dirige l'incontro. Cambia gioco Holguín, l'arresto di Tarantini sul quale commette fallo Causio, involontario, chiede subito scusa Causio, calcio di punizione, Tarantini all'indietro su Passarella. Gallego, Maradona, uno strano passaggio indietro raccolto da Rossi, fermato Rossi ancora da Passarella con un fallo di ostruzione, anche questo non rilevato. Holguín, Barbas, Valencia, Valencia che è l'autore del gol argentino segnato al settimo minuto, Valencia e non Luque. Gentile, Causio, c'è stato uno scontro fra Luque e Gentile rimane a terra. Incidente a Gentile all'undicesimo minuto del primo tempo con gli argentini in vantaggio per 1-0. Uno scontro con Luque, che poi non è l'avversario incaricato di marcare da parte di Gentile, perché Gentile se la vede con Valencia. Calcio di punizione in favore degli italiani. Ancora Causio sul pallone, a sinistra di lui Antonioni, poco indietro Collovati, indietro Gentile che mostra di aver assorbito l'incidente di poco fa. Batte la punizione Antonioni direttamente in porta, la palla colpisce la barriera e rimbalza, rimette ancora in avanti Antonioni, lunghissimo per lo scatto di Bettega, controllato da Holguín, la palla è sul fondo. Anzi, era Passarella il libero in questa occasione su Bettega. Scambio Holguín, Gallego, Passarella, Maradona, bellissimo il suo dribbling, bella anche l'apertura ma era in fuorigioco, a nostro giudizio era in fuorigioco. Valencia, sì, infatti l'arbitro ha arrestato il gioco. Calcio di punizione in favore della squadra azzurra. Intanto vedete quanto l'Argentina tenga al risultato, lo fa forse un po' più di quanto non facciano i nostri.
Bello l'azione di Rossi con l'apertura su Causio, cross di Causio, lunghissima uscita e parata di Figliol. Dopo essere passata in vantaggio, l'Argentina ha rallentato il ritmo e stretto un po' le marcature, arretrando un po' i suoi centrocampisti. Fermato Maradona. Il lancio di Scirea, il colpo di testa di Bettica che lancia Oriali. Ma su Oriali recupera in tempo il Ghin, gli toglie la palla andando indietro al portiere. Passarella. Tarantini è l'uomo che controlla Causio. Passarella, il libero della squadra argentina. Villaverde, Barbas, Antognoni ha scambiato con Tardelli, viene avanti anche Gentile, Causio, Tardelli, Causio, tenta l'affondo Causio e Passarella mette giù anche Causio. Richiamo ufficioso nei confronti di Passarella e calcio di punizione battuto da Causio. Spiove la palla e il gran tiro di Cabrini sulla respinta di Figliol, gran tiro di Cabrini che colpisce involontariamente Tarantini e termina in calcio d'angolo. È il primo calcio d'angolo della partita. Azione fortunosa, vedete il gran tiro di Cabrini in replay e la deviazione fortunosa di Tarantini. Il colpo di testa di Rossi, poi la deviazione verso la porta da parte di Gallego e il portiere che ha mantenuto in campo la palla. Bellissimo il gioco di Maradona, seconda finezza del ragazzo, 18 anni, già la quarta volta che gioca in nazionale, la prima volta fu schierato in maglia biancoceleste a 16 anni. Adesso ne conta 18, Maradona è la stella nascente del calcio sudamericano. Rossi, Causio, Rossi, Gallego ha rinviato, Collovati rincorre la palla, spinto alle spalle da Lucche ed è Zoff che va a chiudere il varco che si era aperto. C'era stato un fallo di Lucche però che aveva impedito a Collovati di controllare bene la palla. Il rilancio di Scirea. Ancora un fallo di Passarella, questa volta non rilevato, era su Causio, fallo laterale, Rossi fermato da Passarella. Ed ecco l'autore del gol, Valencia, che viene in avanti. Ha saltato Tardelli, ha saltato un altro giocatore, deve uscire Zoff perché dalla parte opposta è venuto avanti Hausmann. Rimette in avanti ancora Passarella, colpo di testa di Gentile. Causio, attacco di Bettega ma era in fuorigioco Rossi. Battuta la punizione da Tarantini su Figliol. Si è spinta un po' in avanti la squadra italiana in questi ultimi minuti, ma avete visto come si aprono varchi nelle nostre retrovie. Una bella cosa è cercare il pareggio, ma è anche preziosa la cura per evitare il raddoppio degli argentini, che hanno avuto, oltre il gol, le occasioni migliori per segnare, almeno un altro paio. Antognoni, Bettega, è stato fermato da Villaverde, il rilancio di Tarantini, trova Maradona, libero, avanza, fermato da Oriali, poi Gentile, Antognoni, Causio, Antognoni, cross di Antognoni per Bettega.
Ostacolato da Villaverde, Bettega riesce a toccare la palla. Non poteva più tirare, ha preferito appoggiarla su Rossi, anticipato dall'uscita di Figliol. Villaverde. Holguín. Hausmann. Barbas. Luque. Hausmann, Luque. Rimpallo favorevole a Luque, colpo di testa di Cabrini, intanto era spinto alle spalle mentre saltava da Hausmann, calcio di punizione in favore degli azzurri. 1-0 per gli argentini, siamo al 19° minuto del primo tempo. Il gol di Valencia dopo 7 minuti. Punizione di Scirea. Bettega. Ricordiamo che Bettega è l'autore del gol segnato contro gli argentini a Buenos Aires l'anno scorso. Da Cabrini a Scirea. Cabrini. Fermato dall'intervento di Holguín. Ci sarà una rimessa in gioco con le mani in nostro favore. Cabrini, Causio. Anticipato da Gallego. Scirea ad Oriali. Tardelli. Antonioni. Fallo su Tardelli, commesso da Barbas. Calcio di punizione in favore della squadra italiana. Sempre Causio è l'esecutore. Ha battuto Causio sul fondo. Causio ha inteso passare a Cabrini, era venuto avanti anche Scirea, uno pensava che scattasse l'altro, palla sul fondo. E sono 20 minuti di gioco. Possiamo dire che la squadra italiana è stata in attacco in maggior misura, specialmente dopo essere passata in svantaggio, però le azioni più pericolose, oltre al gol, sono dalla parte degli argentini. Passarella, Villaverde, Holguín, Hausmann, gli ha tolto la palla Cabrini, attacco di Bettega, resiste alla carica Bettega, entrata in scivolata di Villaverde, Hausmann, gran palleggiatore anche Hausmann ed è l'autore del gol, Valencia che va a raggiungere la palla ma la tocca dopo che è uscita dalla linea bianca, rimessa laterale per noi. Cabrini, Scirea, a Bettega, di tacco Bettega indietro, Rossi, Cabrini, Bettega, fallo su Bettega e questa volta l'arbitro non applica la norma del vantaggio e ci concede un calcio di punizione. Fallo su Bettega di Villaverde. Punizione di Cabrini. Di testa Passarella, infallibile nella sua area di rigore. Scattano tutti in avanti i giocatori argentini per il fuorigioco. Sul servizio a Tardelli, forse la rimessa in gioco era argentina, il guardaline la assegna a noi, Antonioni a Causio, cambia gioco Causio. Lancio per Oriali, tiro di Oriali al centro, su Rossi, anticipa di un soffio Villaverde, riprende Cabrini, continua l'azione in nostro favore. Oriali, Cabrini, ecco il cross in area, colpo di testa di Bettega, Antonioni, ribattuto il tiro di Antonioni da Tarantini, ancora l'azione azzurra, la più bella dall'inizio della partita, Cabrini. Tiro al volo di Bettega fuori, ma c'era già stato un fischio dell'arbitro. Fuori gioco di Causio.
Bella azione degli azzurri al 23esimo minuto del primo tempo, forse l'unica che abbia avuto un gioco corale dall'inizio della partita. Ora c'è un calcio di punizione, il fallo l'ha commesso Oriali. Passarella, Valencia. Maradona. Intanto vediamo che la guardia di Maradona è passata da Oriali a Tardelli. Un po' quello che successe a Londra con Keegan. Valencia, Maradona, palleggiatore finissimo questo ragazzo, Holguín, Scirea, Oriali, Bettega, è corto il passaggio verso Scirea che si era portato alla sinistra, recuperano i difensori, i centrocampisti ed ecco Passarella con un'apertura da centromediano metodista, ha toccato Scirea, Cabrini, rimpallo favorevole a Cabrini, scatto di Oriali, Cabrini, ed è ancora Holguín in scivolata che mette fuori. Anticipo di Maradona su Tardelli. Scirea, Cabrini, entra gamba tesa su Cabrini, Valencia, calcio di punizione in favore degli azzurri. Anticipo su Rossi da parte di Villaverde e fallo laterale per noi, rimessa in gioco di Cabrini. Il colpo di tacco di Causio non riesce, c'era su di lui Villaverde, marcano a zona i difensori argentini, infatti Tarantini che era l'uomo di Causio è passato dalla parte opposta. Bella azione di Causio che pareggia, pareggio di Causio, azione personale, ha saltato proprio Villaverde e ha ottenuto il pareggio. Dicevamo che l'uomo di Causio era Tarantini. Spostandosi dalla parte opposta, Causio ha lasciato Tarantini ed è stato preso in consegna da Villaverde. Ecco la bellissima azione di Causio, vedete che salta Villaverde con il pallonetto e al volo colpisce e segna imparabilmente il pareggio al 26esimo minuto del primo tempo. Ora siamo sull'1-1. Rivediamo ancora, ecco Causio che ha saltato il suo avversario diretto con un pallonetto e di destro al volo ha ottenuto il pareggio. Erano 10 minuti che gli azzurri stavano facendo delle belle cose in attacco. Holguín aveva lanciato Luque. Non c'era Collovati in questa occasione, ma Scirea che ha messo fuori per la rimessa in gioco ancora di Luque a Hausmann. Holguín, il suo cross colpisce casualmente la schiena di Tardelli e termina in calcio d'angolo. Un calcio d'angolo per parte, un gol per parte, 27esimo minuto. Dalla bandierina Barbas, Maradona. Fermato Maradona da Gentile, chiedono il calcio d'angolo, gli argentini, l'arbitro non è dello stesso parere, rimessa in gioco dal fondo per noi. Di Zoff su Collovati, 1-1 e siamo adesso al 28esimo minuto. Antonioni a Gentile, era fallo laterale, dice l'arbitro, dice il guardaline,
Rimessa in gioco di Tarantini, che è tornato su Causio, l'aveva lasciato per un momento, ha subito il gol l'Argentina, adesso Tarantini è tornato su Causio. Per la verità è Causio che è tornato dalla sua parte ritrovando Tarantini. Oriali, Tardelli, Gentile, Causio. Scirea, Rossi, Antognoni si era liberato ma l'arbitro ha fischiato. Un fallo in favore della squadra argentina, il fallo dovrebbe essere stato di Rossi. E lo batte Passarella, il libero capitano dei campioni del mondo. Ortiz, Valencia, doppio scambio con Tarantini, poi sul rinvio di Passarella prende Gentile, Causio, Passarella, Valencia è l'autore del gol. C'è un fallo di Gentile, giustamente fischiato, bisogna dirlo, perché Gentile è entrato male su Valencia, calcio di punizione già battuto. Barbas, Maradona, Rossi, difende bene il pallone Rossi finché Passarella non spazza via il palo laterale. E il guardaline assegna la rimessa in gioco agli azzurri, avanza Gentile ad effettuarla. Causio. Ancora palleggio aereo di Causio. Antognoni. Cross a spiovere, parata di Figliol che perde la palla e la recupera prima dell'arrivo di Rossi. Mezz'ora esatta di gioco, a un terzo della partita, 1-1. Gol di Valencia al settimo minuto per l'Argentina, pareggio di Causio al 26esimo per l'Italia. Villaverde, Barbas, Villaverde, Valencia, Cabrini, subisce un fallo Cabrini, calcio di punizione battuto dagli azzurri da Scirea. Oriali verso Rossi, Tarantini, Causio gli ferma la palla, Antognoni, fallo su Oriali commesso alle sue spalle da Holguín. Punizione battuta dagli azzurri, Causio torna nella zona da dove è partito il suo pareggio, colpo di testa di Tardelli, Causio ferma con molta calma al centro dell'area di rigore Holguín. Barbas riavvia l'azione, riconquista la palla Cabrini, Causio sulla destra, troppo corto per Bettega, Tarantini, ma anche il passaggio di Tarantini è sbagliato, anche quello di Oriali, e parte ancora Maradona fermato da Collovati con questo passaggio indietro, ancora Collovati, Maradona intercetta il passaggio di Oriali, scatta via. Serve troppo lungo Hausmann per nostra fortuna. Inversione di ruolo delle due ali argentine e il rinvio di Gentile a Tardelli. Cabrini spostato in avanti. Bettega. Antognoni. Riesce a servire Rossi. Bettega, Rossi, l'azione era buona, tiro di Cabrini, parata di Figliol, ancora sull'attacco di Rossi. Ecco, rivediamo l'azione, vediamo se era fuori gioco Rossi, come hanno reclamato gli argentini. No, c'era sulla parte sinistra del teleschermo Tarantini che lo teneva in gioco.
Valencia, ecco il pericolosissimo autore del gol, apertura su Luque, fermato da Collovati, Luque riconquista la palla, Luque, Maradona, meno male, Hausmann ha tentato il tiro al volo e lo ha clamorosamente mancato. Rallegriamocene perché probabilmente c'era una irregolarità nel modo come Luque aveva riconquistato la palla, ma poi il passaggio di Maradona aveva messo Hausmann in condizione di battere con discreta tranquillità. Ritorniamo sulle immagini in diretta con Rossi che è stato messo a terra, ma c'è solo una rimessa laterale per noi. Fallo di Oriali su Holguín, calcio di punizione, battuta a beneficio di Barbas, Valencia, Maradona, Passarella, Maradona, colpo di tacco elegante a beneficio di Barbas, ha liberato Scirea su Valencia e c'è un fallo laterale per gli argentini per questa rimessa in gioco di Holguín. Il cross di Holguín, colpo di testa di Antognoni. Bettega. Antognoni. Tardelli. Oriali. Partecipano un po' tutti a questa azione. Antognoni. Fallo su Antognoni. Commesso da Villaverde. Per una partita amichevole, anche se importante, non è che si facciano troppi complimenti. Calcio di punizione in favore degli azzurri. Fallo su Antognoni, l'ha commesso Villaverde. Il calcio di punizione sta per essere battuto da Causio. Dietro Causio ci sono sulla sinistra Cabrini, sulla destra Antognoni, poco ancora sulla destra Tardelli, poi Gentile. Il passaggio è su Cabrini che ha tirato subito di sinistro, bersaglio mancato di un metro sulla destra della porta argentina, tiro di Cabrini e siamo a 9 minuti dalla fine del primo tempo. Barbas, scatto molto bello di Barbas, poi commette fallo su di lui Collovati. Calcio di punizione in favore degli argentini. Passarella si prepara a batterlo con una lunghissima rincorsa che fa pensare a un tiro verso Zoff. Così è infatti e la palla è alta sulla traversa. Sulla rimessa in gioco di Zoff, il colpo di testa di Gallieco, poi di Bettega, ferma la palla ancora Passarella. Ecco Maradona, scambio con Valencia, Bettega, Tarantini di testa, Causio, Tardelli, Gentile, Tardelli. Scirea, Antognoni, Scirea, pericolosamente fermato Scirea, 3 contro 2 per gli argentini, il contrattacco di Hausmann. Collovati compie il prodigio di fermarlo in scivolata e mette fuori. Rimessa in gioco di Barbas, Holguín. Luque,
Bello lo spunto e il tiro di Luque. È sul fondo, calcio d'angolo, reclamano gli argentini. Il guardaline sarebbe quasi per il sì. No, l'arbitro è per il no. Rimessa in gioco dal fondo. 7 minuti alla fine del primo tempo, 1-1. Collovati, Cabrini, scivola ma riesce a tenere la palla in campo, avanza Cabrini, Rossi, fermato da Gallego ma riparte Bettega, Rossi, Rossi in area, ancora Rossi, ha difeso molto bene Rossi la palla dagli attacchi di Gallego, è riuscito a metterla al centro. Maradona, lancio su Luque, questa volta dovrebbe essere corner, no, ancora no, rimessa in gioco dal fondo per noi, puntata pericolosissima di Luque, noterete che la squadra italiana attacca, attacca anche abbastanza bene, perlomeno con il supporto del centrocampo, anche se le conclusioni sono avviate con troppa lentezza per lo scatto dei difensori argentini, però i contropiedi argentini trovano spazi enormi nella nostra retrovia e li sfruttano molto bene gli argentini con il loro palleggio molto fine e soprattutto con gli scatti in velocità. I nostri difensori si trovano spesso ad interventi in affanno. È stato spinto il Bettega adesso e c'è il calcio di punizione in favore azzurro. 5 minuti alla fine del primo tempo, 1-1, il calcio di punizione di Antognoni. Ha toccato di testa Passarella, poi ha rinviato Gallego e c'è un calcio di punizione per l'intervento a gamba tesa di Tardelli. Battuto da Maradona, palla in movimento, si ripete la punizione. Passarella allora la batte, il gioco è ripreso, questi è Luque. Ecco Valencia, un folletto su Luque, ha girato molto bene da Scirea che poi allontana al centrocampo dove retrocede Rossi, ma Passarella è inesorabile e di testa gli chiude la strada. Gioca molto spesso stopper Passarella su una delle nostre punte lasciando Villaverde nel ruolo di libero. Ecco, vedete infatti Passarella adesso su Causio e lo falcia in maniera molto violenta. Una munizioncina non ci starebbe male ormai per il libero avversario. Ecco l'uscita a pugni del portiere, poi Barba si allontana ancora, rincorre la palla Oriali, indietro verso Scirea, di testa ad Oriali, Cabrini, Scirea, Cabrini adesso è in posizione di ala sinistra, rotola a terra insieme con Holguín. Tra punizione in favore degli argentini e rimessa dal fondo, l'arbitro semplifica tutto e fa rimettere dal fondo. Tarantini. Barbas, Tarantini era già fuori quando ha toccato Tarantini, quindi è rimessa laterale con Gallego che lancia la palla molto distante, la rimessa in gioco di Tardelli. Gentile, Rossi, ancora Passarella lo ferma in faro laterale e Gentile va a ripetere la sua rimessa in gioco qualche metro più avanti. Tardelli fa da sponda Antognoni, ma il suo passaggio è troppo forte per lo scatto di Rossi, il quale Rossi tra l'altro era andato a trovarsi in fuorigioco. Vedete infatti il calcio di punizione che sta per essere battuto da Passarella a beneficio di Tarantini. Poco più di 2 minuti alla fine del primo tempo, 1-1. Tarantini,
Gallego Tarantini. Oriali ha fermato Barbas, ma perde un pericoloso pallone. Barbas scatta in area, va a terra. Beh, l'arbitro dice che è stata colpa dell'argentino. Purtroppo il monitor non mi funziona, quindi non so se possiamo rivedere, se voi rivedete questa azione. Non funziona per noi. C'è una discussione gigante a centrocampo. Dai gesti dell'arbitro sembra che l'interpretazione del direttore di gara dell'incidente di poco fa, cioè della caduta di Barbas in area di rigore, è che Barbas ha accentuato l'intervento dell'avversario e si è gettato a tuffo in avanti. Comunque la discussione non è degenerata, il calcio di punizione è in nostro favore, battuto da Scirea, colpo di testa di Bettega, attacco di Oriali che entra a gamba tesa su un avversario. E c'è il calcio di punizione in favore degli argentini. C'è un fallo di Oriali. E c'è l'incidente all'argentino. Si trattava di Holguín. Che ora ha ripreso il gioco e il calcio di punizione per il fallo di Oriali è stato battuto. Tempo della prima metà di gara è scaduto. E l'arbitro fischia puntualmente la fine del primo tempo. È meglio che non abbia dato recupero perché gli animi stavano riscaldandosi. Primo tempo che termina sull'1-1, ha attaccato maggiormente la squadra italiana, più pericolose le azioni verso il gol argentino. 1-1 è il risultato a metà gara con un calcio di rigore reclamato dagli argentini negli ultimi minuti. Il nostro appuntamento fra un quarto d'ora dallo Stadio Olimpico. Siete collegati di nuovo con lo Stadio Olimpico e assisteremo fra poco al secondo tempo. Gli azzurri sono già rientrati in campo, non mi pare che ci siano state sostituzioni. Intanto si è fatto un gran parlare in tribuna stampa degli episodi nel finale del primo tempo, cioè il calcio di rigore reclamato dagli argentini. L'arbitro ha ritenuto che l'argentino si sia gettato in avanti, però il fallo onestamente viene riconosciuto da tutti coloro che erano qui accanto alla nostra postazione. D'altra parte, in questa occasione, gentili telespettatori, siete giudici migliori voi che avete visto il replay da vicino, mentre per un piccolo intoppo tecnico che i colleghi stanno cercando disperatamente, con grande buona volontà, di risolvere, ma ancora purtroppo non si riesce a capire la causa, il monitor qui fa i capricci e quindi voi lo vedete e ne sono lieto, ma io ho solo l'immagine del campo. Ecco gli argentini che ritornano in campo. Vediamo se anche da parte loro ci sono state delle sostituzioni o se rientrano in campo gli stessi. Vediamo Gallego, Barbas, Holguín, Tarantini, il portiere Figliol. Maradona, eccolo fotografato Maradona insieme al suo gemello Valencia, sono stati gli uomini più insidiosi per i nostri difensori. Ed ecco che gli amici tecnici hanno compiuto il prodigio.
al momento in cui l'arbitro schiera al centro del campo i giocatori, torna una immagine già sufficiente, ma mi dice il collega che migliorerà ancora, per la telecronaca del secondo tempo. Gli azzurri sono alla destra dei nostri teleschermi, quindi non ci sono state sostituzioni, giocano ancora i 22 che hanno iniziato la partita. 1-1 è il punteggio, un calcio d'angolo per parte, i gol sono di Valencia al 7° minuto del primo tempo e il numero 11 della squadra argentina, di Causio al 26°. Battono gli azzurri il secondo tempo, ecco la partita è iniziata nella seconda metà. 1-1 è il punteggio, il passaggio indietro di Causio al nostro libero Scirea. Barbas ha fermato un pallone ed ecco Antognoni che riconquista un pallone, ma lo perde nel contrasto piuttosto duro con Gallego. Il rilancio di Collovati verso Oriali, colto in contropiede. Poi Holguín rovescia, Barbas mette la palla a terra, l'ha già scambiata, recupera ancora Oriali. Azioni molto confuse, ancora non si è visto niente. Il fallo laterale, rimessa in gioco di Cabrini proprio accanto alla nostra telecamera che lo inquadra in un primo piano. Adesso Rossi, Cabrini. La rimessa in gioco è argentina, non come pensava di fare Cabrini. Holguín, Villaverde e Passarella. Villaverde e Passarella si alternano nel ruolo di libero. Palleggio di Maradona sul quale ha commesso fallo Tardelli. Calcio di punizione in favore dell'Argentina. È il secondo minuto del secondo tempo. Ricordo il punteggio del primo tempo, 1-1. Passarella ha affidato a Tarantini. Gallego ha ribattuto Bettega. Attacco di Rossi che va a terra su fallo commesso da Villaverde. Beh, forse qualche cartellino giallo non sarebbe inopportuno per garantire una regolare conclusione di questa partita e non soltanto nei confronti degli argentini, diciamolo pure. Lanciato Rossi in fuorigioco al centro dell'area di rigore, calcio di punizione in favore degli argentini. Holguín, anticipo di Cabrini, molto bello, Antognoni, Rossi, fermato da Osman, passaggio indietro di Osman, Barbas, Maradona, ecco in lotta con Tardelli che cade, Maradona riparte, Barbas ha fermato Oriali, ribatte Cabrini, Bettega, perde il contrasto con Holguín che poi si trasforma subito in attaccante. Tenta il tiro Holguín e Zoff lo para in due tempi. Il primo tiro del secondo tempo è argentino, l'ha effettuato il terzino Holguín con il numero 4 e siamo al terzo minuto del secondo tempo. Fallo di Causio su Tarantini e calcio di punizione per l'Argentina che avanza a battere Passarella. Tarantini ha spinto lateralmente Tardelli, fallo molto evidente e calcio di punizione in favore della squadra italiana. Perlomeno l'arbitro ha cambiato ritmo, non lascia più correre, fischia tutti i falli, è già una prima barriera all'escalation dei falli. Ferma Passarella, scambio con Valencia, Gallego, Barbas, Gallego,
Luche. Cabrini avvia l'azione per Bettega. Cabrini. Scatto di Cabrini, Holguín su di lui. Antognoni. Verso Oriali che era scattato in avanti. Gallego ha intuito e ha fermato. Scambio con Valencia, ancora Gallego, Tarantini, Gallego. Ecco Maradona. Vede Ausman, gli affida la palla. Buon palleggio di Ausman, che si aiuta anche però con un palleggio favorevole, con un rimpallo favorevole. Maradona salta due avversari. Valencia, spinto alle spalle e messo a terra da Gentile. Gli applausi che sentite sono meritatissimi dagli argentini, che hanno sfoderato un paio di pezzi di bravura. Calcio di punizione a beneficio di Tarantini, che si porta in attacco. L'ha fermato Scirea. Rincorre la palla Gallego. Luque in lotta con Collovati. Ci pensa un po' Tarantini, ma poi rimette in gioco la palla e favorisce l'intervento di Tardelli. Rossi molto arretrato. Cabrini, Oriali. Cabrini. Bella a fondo di Cabrini, purtroppo il cross viene effettuato sbilanciato e va sul fondo. Malgrado lo scatto di Rossi. Ha ripetuto Cabrini una delle fasi tattiche che gli erano diventate abituali l'anno scorso in Argentina e che gli valsero una delle notazioni più alte fra i giocatori che disputarono la fase finale del Mundial. Luque tenta di aggirare Collovati, in parte ci riesce ma Collovati lo ferma in tempo, poi rilancia Scirea, colpo di testa di Maradona, ancora Scirea che anticipa Luque. Causio. L'appoggio di Causio a Oriali non riesce per l'intervento di Barbas, che poi lancia Ausman ma nettamente in fuorigioco. Calcio di punizione in favore degli azzurri. Questo rilancio di Scirea, il colpo di testa di Bettega favorisce Causio che si è spostato da quest'altra parte, quella che gli ha favorito il gol, affrontato da Holguín. È un fallo laterale. Tarantini, vedete come marcano a zona gli argentini, anche quando Causio si sposta di qua, Tarantini rimane al suo posto. Ecco Maradona, Tardelli e Collovati che non rischia il rinvio. Scirea. Il lancio è fermato da un colpo di testa di Barbas. Ausman, Holguín, Barbas. Fallo di Cabrini, calcio di punizione già battuto. Lo scatto di Ausman non trae in inganno Oriali. Poi Scirea, attaccato da Ausman, manda fuori, rimessa in gioco di Ausman. Luque, rinvio di Oriali, stop volante di Causio. Il lancio è su Antognoni che vince il duello con Passarella. Lancio per Rossi. 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 Bellissimo. Pallonetto di Rossi. E l'Italia è in vantaggio. Ottavo minuto del secondo tempo. 2-1 con gol di Rossi. Io non ho visto il replay, mi auguro che voi a casa l'abbiate visto. Bellissimo il gol di Rossi, che si è portato solo
e sull'uscita del portiere lo ha battuto con un pallonetto imprendibile. 2-1 per l'Italia, adesso siamo al nono minuto del secondo tempo. Azione di Holguín, in area riconquista la palla Luque. E adesso l'arbitro ci dà un calcio di rigore contro che assolutamente non c'era. Vuol dire che va per quello del primo tempo che gli argentini hanno reclamato e che non ci è stato dato. Allora, calcio di rigore in favore della squadra argentina. Sul 2-1 in favore della squadra italiana. Mi auguro che voi abbiate rivisto l'azione del calcio di rigore, che ora sta per essere battuto da Daniel Passarella. Passarella contro Zoff. Ed è il pareggio sul calcio di rigore, Daniel Passarella 2-2. Siamo all'undicesimo minuto del secondo tempo, 2-2. Ecco, abbiamo rivisto adesso il calcio di rigore battuto da Passarella. Forte, non troppo angolato. Comunque la finta ha avuto successo, l'Argentina è in pareggio, vediamo che il calcio di rigore è assegnato adesso alla squadra argentina. Onestamente non ci è parso di averlo visto, comunque però ricordiamo quello dubbio del primo tempo. Vediamo questo attacco di Gallego, Luque, il passaggio di ritorno a Gallego è fermato da Gentile, rovesciata di Causio, Antonioni va a terra sul fallo di Barbas, poi è battuta con un po' di fretta la punizione, rinvio di Scirea, Rossi, Causio, Tardelli e c'è un inutile fallo di Luque su Tardelli che rimane a terra. Incidente a Luque e a Tardelli, ecco inquadrato adesso Luque, mentre Tardelli è stato il primo a rialzarsi. Stretta di mano fra Luque e Tardelli e calcio di punizione battuto in favore della squadra italiana con un lancio di Collovati su Bettega. Ha messo fuori Holguín, rimessa in gioco di Bettega. 2-2 al 13° minuto del secondo tempo. Cabrini di testa ancora Bettega a Cabrini, cerca spazio per il cross Cabrini, lo trova, cross, parata di Figliol sull'attacco di Rossi. Holguín. Finta di Luque che riceve poi da Maradona. Intervento di Cabrini. Rimessa in gioco di Maradona, Luque. Oriali. Fermato Oriali, rimessa laterale per noi, che Oriali lascia a Cabrini.
Ad Tardelli. Rossi ancora indietro a Tardelli. Trova libero Gentile. Tardelli dalla parte opposta del campo, gli affida la palla, su di lui recupera subito Valencia. Tardelli a Causio. Causio. Fallo su Causio. L'ha commesso Gagliego e c'è un calcio di punizione in nostro favore. È il quarto d'ora esatto del secondo tempo, le squadre sul 2-2. Causi ad Antognoni che ha tentato il pallonetto, ribattuto da Maradona, Gentile, colpo di testa di Gagliego, stop di Maradona a Tarantini, il passaggio di ritorno era perso da Maradona, è stato fermato da Valencia ma oltre il falo laterale. Gentile, Tardelli. Elegante il palleggio di Tardelli, ma Gentile scatta con un attimo di ritardo, contropiede e fallo laterale per gli argentini. Gagliego, Villaverde, Holguín. Collovati, intervento di forza su Luque. Il fallo laterale di Holguín. Luque, salta Collovati ma non Scirea che non ci sta per Sansuri, in via lungo. Tenta uno stop piuttosto elegante Barbas che non gli riesce. Fallo laterale Antognoni, il passaggio ad Oriali, colpo di testa di Passarella. Anche questo passaggio per Holguín va a vuoto, c'è un po' di stanchezza in campo. Oriali, Scirea. Anche in fase di attacco gli argentini marcano molto strettamente. Villaverde. Holguín. Tardelli. Maradona. Gagliego. Perde la palla ma la riconquista Valencia, un po' di pasticcio anche fra gli argentini che si ostacolano da soli. Causio. Un fallo ancora di Passarella che però corre subito verso la sua area a chiudere il varco che si era aperto davanti a Rossi sul calcio di punizione di Causio. Tarantini, Gagliego. Il passaggio a Tarantini si perde in falo laterale. È un momento di crisi, di involuzione di gioco per entrambe le squadre. Il lancio di Scirea, il colpo di testa di Tarantini su Causio, fallo laterale per noi. 19° minuto del secondo tempo. Il colpo di testa è stato di Passarella, Scirea. Campanile a centrocampo, colpo di testa di Barbas, indietro di Bettega. Fallo su Cabrini, commesso da Holguín.
Ed ecco il calcio di punizione relativo in nostro favore. Lo batte Cabrini. 20° del secondo tempo, 2-2. Colpo di testa di Bettega. Di Holguín, e c'è un fallo di Tardelli su Maradona. Calcio di punizione in favore degli argentini. L'ha battuto Passarella, Holguín. Luque. Cabrini. Oriali. Cabrini. Antognoni. E c'è un fallo di Gallego. E nemmeno questo convince l'arbitro ad una ammonizione. In effetti Gallego non è che ne ha fatti molti più Passarella di questi interventi irregolari. Però bisognerà pure cominciare a frenare questa abitudine che effettivamente è un po' al di fuori della norma. Va bene, dice l'arbitro. Ecco il passaggio verso Tardelli, il cui tiro è alto e fuori. Fallo per questo intervento di Gentile su Hausmann. È battuta la punizione dagli argentini. Barbas fermato da Tardelli. Antognoni. Bettega che parte da lontano. Cabrini. Ha di fronte Holguín. Appoggia indietro a Tardelli. Oriali. Rinvio di Passarella. Alza la palla Luque. Maradona. Maradona vince il duello con Tardelli. Gentile però va a chiudere subito il varco su Valencia. Tardelli. Calcio di punizione in nostro favore per il fallo di Gallego, che sta per battere Tardelli. Mentre gli argentini stanno facendo riscaldare Oviedo, che probabilmente prenderà presto il posto in campo. Barbas, apertura su Luque, Collovati spazza via su Zoff ed ecco ancora Collovati. Oriali, Cabrini, Scirea. Bettega, Rossi, anche egli parte da lontano, Tardelli, Antognoni, Tardelli, cerca lo spazio per il cross, Tardelli, eccolo lo spazio, ma al momento del cross è Passarella, inesorabile, che gli va a contrarre la palla e la mette in calcio d'angolo. È il secondo calcio d'angolo in favore degli azzurri di tutta la partita, ne avevano battuto uno nel primo tempo. Il punteggio è 2-2 e siamo al 24° del secondo tempo. Gli argentini operano adesso il loro cambio, entra Oviedo ed esce Barbas. Ecco Oviedo che entra al posto di Barbas, abbiamo il numero 17 al posto del numero 8.
Ecco battuto il calcio d'angolo. Il cross di Causio è ribattuto in calcio d'angolo da Valencia, retrocesso in difesa. Non è un calcio d'angolo, ma un calcio di punizione in nostro favore. Gentile, il suo cross in area. E questa volta c'era stato un fallo probabilmente su Rossi. Liberano gli argentini la loro area di rigore, viene in avanti Hausmann, Luque. Fermato da Collovati, Maradona tenta il palleggio alto. Maradona, la palla colpisce Oriali e va in calcio d'angolo. Due calci d'angolo per parte, come 2-2 il risultato al 26esimo minuto del secondo tempo. Luque fermato da Collovati e Rossi avvia l'azione. Antonioni indietro a Cabrini, al centro verso Tardelli. Peccato, abbiamo perduto la possibilità della sorpresa, preferiamo l'attacco corale in massa all'attacco in velocità. Causio, il passaggio era su Cabrini che lotta con Holguín e c'è il fallo di Cabrini ai danni di Holguín e la conseguente punizione in favore degli argentini. La partita è più combattuta che giocata, notiamo addirittura più grinta e più agonismo questa sera che non nella partita del valevole per il campionato del mondo di un anno fa. Giocano con molta grinta, ripetiamo, specialmente gli argentini, però riconosciamo che anche i nostri non è che stanno a guardare. Un bel palleggio di Maradona mette un po' nei guai Holguín, che deve retrocedere per fermargli la palla. Rallentano molto il ritmo gli argentini anche sul 2-2, evidentemente il risultato fuori casa gli va bene. Gallego, Passarella, Valencia su Hausmann che scivola, lascia via libera a Cabrini che si è spostato dalla parte opposta e lancia bene Rossi. Rossi alle spalle di Gallego, non c'è ancora nessuno al centro, Rossi non può crossare, eccolo che adesso ci riesce, ma Passarella mette fuori aria, riprende Bettega. Due contro uno, si stringe la guardia intorno a Bettega e c'è un calcio di punizione in favore della squadra italiana dal limite. E Causio ancora sulla palla mentre è molto laborioso l'arretramento della barriera. È un arbitro senza polso, non riesce a far arretrare mezzo metro alla barriera argentina. E infatti non c'è riuscito, sono rimasti dove volevano. Tira Antonioni, parata. Tira Antonioni molto forte, parata senza che riesce a bloccare il portiere. E poi sullo scatto di Rossi è stato, ecco, vediamo il portiere sul tiro di Antonioni e sullo scatto di Rossi è Villaverde che riesce a mettere in calcio d'angolo.
Battuto il terzo calcio d'angolo da Causio. Colpo di testa di Collovati in area e parata di Figliol sul tiro improvviso ma centrale. Ha raccolto oltre il palo laterale. Hausmann, punizione, rimessa per palo laterale da parte di Gentile. Antonioni. Scirea. E sull'attacco di tre argentini i nostri due difensori preferiscono servire Zoff. Ancora Tardelli. Scirea è andato avanti, ora è Tardelli che ricopre il ruolo di libero. Ma è una fase tattica, ecco i due si scambiano di nuovo il ruolo. A fondo di Tardelli, Maradona, un altro suo pezzo di bravura. Hausmann in fuorigioco. Scirea su Rossi. Riguadagna un pallone Valencia, lo riprende indietro Collovati, Gentile, Antonioni, in lotta con Tarantini, Rossi. Beh, c'era un fallo nettissimo su Passarella, di Passarella su Rossi. Il gioco è fermato adesso per un fallo di mano di Oviedo. Battuta la punizione, Gentile, Antonioni. Cross di Antonioni, ferma e rinvia Passarella. Scirea, la palla colpisce Luque, è un fallo di mano, punizione in favore della squadra italiana. Scirea ha battuto il calcio di punizione. Colpo di testa di Bettica che apre su Cabrini. Finte di Cabrini. Il cross e la parata di Figliol, questa volta attaccato da Causio. È Maradona adesso che ha la palla. A sorpresa serve Valencia, Oviedo. Passarella. Ancora Valencia è l'autore del primo dei due gol argentini, l'altro lo ha segnato Passarella su calcio di rigore. Riceve ancora Valencia e da solo supera la linea laterale per la rimessa in gioco di Gentile su Scirea. 13 minuti ancora da giocare, il punteggio è di 2-2. Colpo di testa e fallo laterale di Holguín. Gentile, Scirea. Rossi. Gentile. Cabrini. Ribatte Holguín. Colpo di testa e di Scirea verso Tardelli, che salta con Tarantini, tocca Tardelli per ultimo, rimessa in gioco di Tarantini. Hausmann, Gentile, Antonioni, lancio su Oriali, troppo lungo, e Oriali ci arriva, si libera anche di Holguín, cross di Oriali, colpo di testa di Passarella, ancora Oriali, indietro Antonioni. Cross di Antonioni, la palla andava fuori, comunque Figliol la fa sua e rilancio su Valencia. Scirea arriva in tempo a chiuderlo in fallo laterale per questa rimessa in gioco non di Maradona come sembrava in un primo tempo ma di Tarantini. Passarella, un pizzico di grinta di troppo, ma grande giocatore. Cabrini.
Scirea, Rossi, fallo di Oviedo su Rossi e calcio di punizione in favore della squadra azzurra. La battuta Antonioni a beneficio di Causio. Subito Causio al centro dell'area. Passarella. Servito involontariamente Cabrini. Antonioni. Tiro di Antonioni, parata di Figliol. Mentre avete visto Bettega e Rossi già si presentavano davanti a lui nella speranza di deviare una eventuale sua presa difettosa. Attacco di Passarella, che ha tolto la palla a Gentile, forse il primo errore commesso da Passarella nella partita. Causio. Il lancio è su Oriali, questa volta su Gallego, commette fallo Bettega entrando in gioco pericoloso. Per fortuna gli animi si sono placati. Adesso c'è un fallo però nettissimo di Cabrini su Hausmann, calcio di punizione in favore degli argentini. E mancano 9 minuti e mezzo alla fine della partita, che le squadre stanno conducendo sul 2-2 e sembrano abbastanza accomodanti su questo risultato. Secondo tempo hanno cercato qualcosa di più gli azzurri, mentre nel primo tempo l'1-1 era forse ingeneroso nei confronti dei campioni del mondo, che erano andati in vantaggio per primi, raggiunti da un bellissimo gol di Causio. Avevano poi reclamato sul finale un calcio di rigore. Calcio di rigore probabile, che comunque poi dalla sorte hanno ricevuto ugualmente in dono quando l'arbitro lo ha concesso all'undicesimo del secondo tempo in una azione che aveva poco di irregolare. Nel secondo tempo invece sono stati gli azzurri a fare le cose migliori, mentre gli argentini sono andati calando ed ora sembrano tenere il campo con un po' di fiato grosso. Bettega si è scontrato con Holguín, terminato a terra senza colpa dell'argentino. Bettega, dice l'arbitro, e questa volta probabilmente aveva ragione. Causio ha fermato un passaggio di Passarella. Causio al centro, Rossi, anticipo di Gallego. Gli argentini trasformano subito l'azione difensiva in un'azione offensiva e la perde l'occasione Lucche, mancando il controllo del pallone. Sulla rimessa in gioco di Collovati, ecco in avanti Cabrini. Tardelli, sacrificato in questa partita alla guardia dell'insidioso Maradona, il quale ha fatto vedere dei numeri di alta scuola, veramente da fuori classe internazionale, ma comunque anche per la guardia strettissima di Tardelli è raramente entrato nel vivo del gioco. Ora eccolo, ha compiuto uno stop volante di squisita fattura, viene in avanti con naturalezza, proprio un talento naturale questo ragazzo, ricordiamo 18 anni, già da 2 anni in nazionale. Holguín, Oviedo, eccolo Maradona. Luque, il passaggio di ritorno a Maradona è ribattuto da Scirea, ma ha ripreso il Gallego Passarella. Hausmann, il passaggio di ritorno a Passarella è fermato da Rossi in posizione difensiva, che poi è stato lui a servire indietro, mentre Causi è uscito dal campo. Sta facendosi medicare una leggera ferita al ginocchio sinistro. Italia in 10 uomini in questa occasione, con Cabrini ed Oriali in avanti. Ecco Causio che è rientrato. Ecco che riceve la palla. Causio la scambia con Oriali. Tenta l'affondo Oriali. La mette al centro un pallone. Entra Rossi d'anticipo su Figliol. Ma il portiere riesce a mettergli la palla alta sulla traversa in calcio d'angolo. Passiamo nettamente in testa nel conto dei corner, 4-2 in nostro favore, il punteggio è sempre di 2-2. L'arbitro con una contorsione del torso ha visto
il fuorigioco di Oriali. Ha arrestato quindi l'azione e comanda questo calcio di punizione in favore degli argentini. 2-2, mancano 5 minuti e mezzo alla fine della partita. Alla fine del primo tempo era 1-1 e il risultato era un po' benevolo nei nostri confronti. Adesso è 2-2 e l'1-1 del secondo tempo è senza dubbio stretto per quello che hanno fatto vedere gli azzurri. L'assurdo calcio di rigore assegnatoci per il pareggio è però controbilanciato da quello reclamato non completamente a torto dagli argentini nel primo tempo. Maradona ha girato un paio di avversari, scatta, ma il calcio di punizione è assegnato inspiegabilmente nei nostri confronti. Causio cambia gioco, colpo di testa di Tarantini, Antognoni, Gentile che partecipa all'azione offensiva, Gentile, Antognoni già in zona tiro, Antognoni rimette al centro un pallone, Causio e non tira più, Antognoni fuori gioco. Ha cercato il tiro Causio a botta sicura, aveva un velo di avversari davanti, non vedeva il portiere e poi non è riuscito più a tirare. Villaverde, Holguín, fallo di mano di Cabrini e calcio di punizione in favore della squadra argentina. Passarella, Villaverde, Rossi, fermato Causio, ma poi il passaggio laterale di Gagliego va in fallo laterale. Il bel secondo tempo dei nostri giocatori. Costringe gli argentini a questo finale nettamente in difesa per conservare il risultato di parità. Causio a Rossi. In tuffo, Tarantini ha messo in fallo laterale, la rimessa in gioco è avanzato Gentile, Scirea, tutti i giocatori ad eccezione di Zoff sono nella metà campo argentina. Colpo di testa di Oviedo, Hausmann, Valencia ha commesso su di lui un fallo con Lovati, che si era spostato su Valencia abbandonando per un momento la guardia di Luque. Battuto il calcio di punizione, Maradona, malinteso con Passarella, attacco di Causio, non c'è Passarella, è un momento favorevole ma è Hausmann che retrocede in difesa, Causio non riesce a mettere al centro un pallone e Villaverde che gli manda la palla in calcio d'angolo. Ma meritano gli applausi gli azzurri per questo ottimo secondo tempo. Dalla bandierina Causio, Antognoni, ancora in scivolata Villaverde in calcio d'angolo e sono 6-2 i corner in nostro favore. Un minuto e mezzo alla fine. Tutti gli argentini ad eccezione di Hausmann sono nella loro area di rigore a difendersi da questo calcio d'angolo di Causio, parata sulla linea del portiere Figliol. Oviedo, è naturalmente il più fresco, è entrato soltanto da 20 minuti. Holguín, Villaverde e Passarella. Manca solo Tarantini, poi c'è tutto lo scambio fra i difensori. Gagliego. Fallo di Cabrini,
su Ausman, che rimane a terra. Incidente ad Ausman, mentre mancano 40 secondi alla fine del tempo regolamentare. Ci auguriamo che sia effettivamente così, che Ausman non si sia fatto male, ma questo incidente ha tutta l'aria di voler far trascorrere senza danni questi ultimi minuti che sono rimasti da giocare, questi ultimi secondi, perché il 90° scade in questo momento, quindi giocheremo soltanto i minuti che l'arbitro riterrà opportuno assegnare come recupero. La partita riprende, naturale, con un calcio di punizione in favore degli argentini. C'era stato un fallo di Cabrini su Ausman che si è ripreso. Anche se Zoppica, ecco, lo vedete inquadrato adesso. Ed ecco il calcio di punizione di Passarella. Tempo scaduto. Luque, Maradona. Oviedo. Ed ecco che l'arbitro fischia la fine. È quindi terminata 2-2, una partita che specialmente nel secondo tempo, di fronte ai campioni del mondo, gli azzurri hanno giocato con sufficiente disinvoltura. I gol sono di Valencia e di Causio nel primo tempo, di Rossi e di Passarella sul calcio di rigore nella ripresa. Risultato finale all'Olimpico quindi fra l'Italia e i campioni del mondo è 2-2. Signore e signori, buonasera.